Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Parasite Eve 2. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati e signori, la musica incalza, siamo ormai giunti all'episodio finale. Stiamo per affrontare il boss finale di Parasite Eve 2 e quasi andrei a sostituire il nostro shotgun, che per carità con gli Ereslag è diventato davvero prepotente, con il mega multi lanciagranate 1, che comunque ci garantiscono un minimo di danni in più rispetto agli Ereslag. Cioè può anche stare, stiamo messi anche abbastanza bene a cura, se non fosse per quel danno che abbiamo subito nello scorso episodio dovuto all'esplosione, non lo ricordavo assolutamente. Di conseguenza ci diamo una curatina così con gli MP e possiamo scendere. Prima però di affrontare il boss finale avremmo ancora un avversario, un mostro normale da affrontare. Noi dovremmo andare in quella porta che finora è sempre rimasta chiusa, ma adesso, come potete vedere, è completamente distrutta. E il mostro che dovremmo affrontare sta proprio qui. Maledetto. Maledetto golem invisibile. Dai. Inflitto la confusione. Mettiamoci con le spalle al muro. Utilizziamo Metabolize. E aspettiamo che appaia. Eccolo. Distruggiamolo malissimo. Il lanciagranate gli fa un fottio di danno. Oh, gli è apparso subito. Bravissimo. Ottimo. L'abbiamo distrutto male. Questo era l'ultimo avversario non boss di Parasite Eve. Abbiamo ottenuto una soluzione Ringer e quasi andrei a utilizzare a sto punto un integratore MP2, così ci rifugliamo gli MP e questa ce la prendiamo. A posto. Direi che ci siamo. Pronti! Pronti a proseguire. Non siamo full vita, ma poco importa. Eve! Eve! Praticamente io credo che questo boss sia nato con la fusione di numero 9, quindi è come se stiamo affrontando numero 9. Ora cerchiamo di distruggere velocemente la testa. Aspetta un attimo perché vorrei anche potenziarmi, quindi mettiamo antibody, perché comunque questo di danni ne fa parecchio. Energy shot. E vai, distruggilo. Distruggilo. E vedi che fa tanti danni. Fa parecchi danni. Ok, prima parte è andata. Adesso miriamo alle braccia. È composto da più pezzi. Distruggiamogli le braccia. Primo braccio è andato. Distruggiamo anche il secondo. Posto. E adesso l'occhietto che gli appare nello stomaco. Beh, non so se è propriamente un occhio, ma insomma. Questo attacco è devastante, quindi proviamo a schivarlo intanto. Diamoci una curatina. Ok. A posto. Devo comunque lanciare un colpo con la granata qua. Curatina. Aspettiamo che riappaia. No. Vai. Subiamo il danno, signori, subiamo il danno. Comunque possiamo resistere. Nel frattempo gli fammo noi un fottio di danno. Quasi 400 a botta, che non è poco. Altra curatina. E già che ci siamo. Già che ci siamo. Energy Ball. Non le abbiamo mai utilizzate finora. Utilizziamole adesso. Le andremo a utilizzare anche contro il boss finale, che ovviamente non è questo, signori. Non ci servono a nulla contro di voi. L'abbiamo eliminato. È stato più easy del previsto. Con il lancia, con questo lanciagranate si fa davvero easy. Si è squagliato. Beh, più o meno si è squagliato.
No, vabbè, dai, si è scuogliato realmente. A posto. Uno si aspetta una seconda fase, no? Ti appare il tentacolo così, dice, è stato troppo easy. Abbiamo ottenuto un bel po' di esperienza BP e MP, quindi ci siamo refullati di MP, e abbiamo ottenuto granate, che ci andiamo a prendere, reslag, ma siamo full. Soluzione ringer e integratore. Abbiamo un fottio di soluzioni ringer. Questa non posso nemmeno utilizzarla, guarda. Ho delle proteine, sì. Sono le proteine. E sposta. Ok. Il resto lo possiamo buttare. Adesso possiamo andare ad inserire un'altra soluzione ringer qua. Così da stare belli parati. E a questo punto abbiamo abbastanza energia per potenziare Life Drain, abbiamo abbastanza esperienza, quindi vai, potenzia Energy Ball, no Life Drain, non so nemmeno io perché ho detto Life Drain, non lo so. Però adesso abbiamo Nellissi roteante di attacco. Non so se abbiamo abbastanza punti esperienza, non abbiamo abbastanza punti esperienza, ci costa 500 e niente, va bene, a posto. Abbiamo utilizzato tutti i nostri punti esperienza. Quello che dovremmo fare adesso è raggiungere un computer e utilizzare la carta di Bowman. Il computer, se non sbaglio, sta là sopra. Dico bene? Sta da queste parti? Dovrebbe essere questo? Ne sono sicurissimo, mi ho fatto un giro assurdo. Sì, è questo qui. Ok. Andiamo a utilizzare nuovamente e per un'ultima volta la carta di Bowman. La carta ha funzionato! E attiviamo un ponte. Che ci servirà ovviamente per salvare Eve. Ed era ancora vivo. Era ancora vivo. Eve! Se sarà fatta male, ha detto Aya. Ok, la smetto, va bene, la smetto. Signori, è fighissimo, mi piace un botto, sembra un po' Seymour di Final Fantasy X. Ci siamo giunti ormai allo scontro finale. Antibody. Lo so che mi attacchi malamente. Metabolize. Smettila. Energy Shot. Ok. Energy Ball. Mi fa un fottio di danno anche con gli Energy Ball adesso. Dove sei? Ah, già utilizzi questo attacco? Non può essere che già mi attacchi dall'alto così. Aia, fatto malissimo questo. Questo l'abbiamo sentito. Facciamo che andiamo a utilizzare subito la soluzione Ring, così stiamo belli parati. Dai, dove cazzo miri, Aya? Aya, che mira di merda c'hai? Ti prego, Aya, non fare ste stronzate. Dai, su. Ok. Vai. E utilizza di nuovo Energy Ball. Ci dà comunque una mano. Sparagli. Ok, Energy Ball sono comunque belle prepotenti. Contro di lei servono tantissimo. Guarda qua, 700 punti danno, 400, no, sposta di cazzo, ci arriva in faccia. Lo sapevo io, ci arrivava in faccia.
lo sapevo, lo sapevo. Ok. Andiamo a utilizzare di nuovo antibody. A posto. Di nuovo energy shot. Ok. Energy ball. Va bene. Vai, colpiscila. Forse è il caso di utilizzare anche Metabolize, ma vedremo, vedremo. Altra soluzione Ringer, ci può stare, dai. Utilizziamo un'altra soluzione Ringer. Ormai non dovrebbe mancare nemmeno moltissimo. Non ho fatto caso alle munizioni che ero scarico. Maledizione. Vai, colpiscila. No. No, 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 no. Via, 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 via. Vabbè, va bene, dai. Comunque non ci ha fatto molto danno. Dove stai? Esplodi malissimo. Andiamo a utilizzare di nuovo Energy Ball. E... mi lancio un bel inferno in faccia? Ok. E no, 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 no. E qua, esplodi. 844. Devastante. Devastante sto lanciagranate. Dai, muori. Non dovrebbe mancargli tantissimo. Senti, io lo lancio così ricarico. Spariamo così a random. Perlomeno stiamo parati. Vai, subito, sparagli. Sparagli. Ok. Schivala, schivala. Qualunque cosa faccia, schivala. Ci serve antibody. A posto. Va bene, abbiamo attivato comunque antibody. Ci ha bloccato le cure. Ci ha bloccato le cure. Va bene. Abbiamo comunque attivato antibody. Non è male. Attiviamo adesso anche Energy Ball. Non posso. Non posso nemmeno utilizzare Energy Ball. Andiamo d'inferno. Ah, in questo modo utilizziamo gli HP, perché non lo ricordavo assolutamente. Questo status ci frega gli HP se andiamo a utilizzare le magie. Soluzione Ringer, subito. Ah, mira. Dai, colpiscila. Come detto, non dovrebbe mancare tantissimo. Esplodi male. Su. Nata? Ancora no. Dai, ricarica, veloce. Ok. Adesso possiamo andare a utilizzare Energy Ball e Energy Shot. Aspetta, 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 vai. È andata, è andata. Ok. Beh, è stato tosto. È stato decisamente tosto, ma con questo lanciagranate è comunque una passeggiata. Peccato davvero che non abbia una seconda fase. Così sembra anche un po' Artemisia, è un misto. Beh, signori, ci siamo. Abbiamo praticamente completato Parasite Eve 2. Abbiamo sconfitto il boss finale, abbiamo salvato Eve, abbiamo salvato Pierce, abbiamo ottenuto altre esperienze, altre BP, altre MP, insomma, botto di roba, ma non ci sarà nient'altro al di fuori di questa boss fight, se non che ovviamente i titoli di coda, se non che ovviamente il punteggio finale che ci andrà a sbloccare altro, è una cutscene. Aia! Aia! Kyle? Kyle, sei tu? Io... sono viva?
Sì, sei viva. Eve? Sta bene. Dorme qui accanto. Bene. Kyle, io... ho tante cose da dirti. Tipo che sei una testa di cazzo. Anch'io. Ma non te ne dirò. Ma adesso riposa. Ma... io... la prima volta che ti ho visto... c'è qualcuno qui a terra! Una ragazza! E una bambina! Sono in due! Sono vive! Ehi, mi sentite? Tutto bene? Incredibile, sono rimaste illese in mezzo a questo disastro! Soccorsi di qua! Settembre 2000, ore 21:05, Casa Bianca, Washington. Grazie all'intervento del MIST le perdite sono state contenute. Capisco. Bene. Dovremmo invitare questa attraente Hunter con i suoi amici. E la stampa? Parla di attacco nucleare da parte di una setta terroristica. Siamo riusciti a depistarli. Proprio perché si tratta di un incidente così sensazionale. Nessuno ha fatto collegamenti con l'incidente di Manhattan? Fino ad ora, no. Benissimo. Stiamo lavorando alla rimozione delle prove. Non sarà lasciata traccia, come con il caso Roswell. Dichiarazioni da parte di Russia o Cina sull'uso del satellite? Nessun problema. Giustificheremo l'incidente come il fallimento nella trasmissione. Di microonde da un satellite che raccoglie energia solare. Avremmo anche consenso per la ricerca di energia pulita. C'è solo una cosa. Cosa? Il nostro agente segreto. Ha detto che si dimetterà, ma non abbiamo più avuto notizie. Cosa? Sa troppo! Fate in modo di trovarlo. Già ho dato disposizioni a riguardo, signore. Non possiamo rischiare. Se si scoprisse qualcosa, sarebbe il caos, non solo per il nostro paese, ma anche per i paesi alleati che hanno approvato il progetto. Ovviamente qui si viene a conoscenza che Madigan in realtà lavorava per gli Stati Uniti, per il presidente. È passato quasi un anno da allora. Le indagini condotte dall'FBI hanno portato all'arresto di dirigenti del MIST e dell'FBI stessa, accusati di collaborazione con un'organizzazione privata. Tuttavia,
non c'è stata data nessuna spiegazione sull'organizzazione che gestiva il laboratorio sotterraneo. E c'è stato imposto il silenzio assoluto per ragioni di Stato. Pubblicamente è stato spiegato come l'insurrezione di una setta armata e il conseguente intervento dell'esercito. L'esistenza di neomitocondri è stata ancora una volta sepolta nelle tenebre, però noi non siamo stati a guardare con le mani in mano. Dopo l'arresto di Baldwin, Rupert ha preso il suo posto e, insieme a Jody, sta preparando una relazione sul MIST e sugli NMC da rendere pubblica. Il biologo giapponese, Prof. Maeda, ha isolato il DNA mitocondriale. La sua teoria sul superuomo prevede la comparsa del portatore latente fra 10 anni. Secondo lui, questo portatore guiderà il genere umano verso una nuova evoluzione. Pierce sta collaborando con il Prof. Maeda per cercare i portatori attraverso la rete. Pare che vadano d'accordo e la collaborazione funzioni. Pierce pensa che i casi come il mio, in cui i neomitocondri hanno solo potenziato l'ospite in un rapporto di simbiosi, siano la strada verso la prosperità reciproca. Vuole proteggere i portatori da eventuali forme di ostracismo, educarli in modo che la loro volontà resti salda e non soccomba al controllo dei neomitocondri. Dice di aver finalmente trovato lo scopo della sua vita. È cambiato molto e ha perso quella sua aria spaurita. Anche Jody ne è sollevata. Grazie a Rupert e alle sue abilità trattative con l'FBI, Eve mi è stata affidata senza problemi, ed ora è la mia sorellina. Comunque, signori, prima di procedere e andare avanti, so fighissimi Startwork, so veramente fatti bene. Frequenta la scuola media da un mese ed è molto contenta. Sembra di aver dimenticato le sofferenze passate, è molto vivace e gode delle simpatie di tutti a scuola. Ha perso del tutto i suoi poteri neomitocondriali. Il signor Douglas è stato ricoverato per un po', ma ora sta bene e si sta dando da fare per ricostruire Dryfield. Mi ha mandato la foto di un rifle scoop con il prezzo. Ognuno crea una nuova vita, ha sistemato a suo modo il passato. Però non ho saputo più niente di Kyle. Continuo a cercarlo, ma senza risultati. Se n'è persa ogni traccia, tanto che se non mi avesse sparato, inizierei a dubitare della sua esistenza. Ha salvato me ed Eve, o si è trattato di un sogno. Spero non abbia avuto problemi dopo l'incidente. Ad ogni modo, io continuerò a cercarlo. In fondo, ho imparato da lui che non bisogna scoraggiarsi. Domani sarò libera dopo tanto tempo e porterò Eve al Museo di Storia Naturale. Pierce ha fatto in modo di farci entrare nel giorno della chiusura. Eve è così eccitata che non ha fatto altro che parlarne tutto il giorno. È davvero assetata di conoscenza. Dovrò fare appello a tutto il mio sapere per soddisfare le sue domande. E in realtà non conosce nulla, quindi è un problema, è un grosso problema. È un po' asina in tutto ciò. 1 settembre 2001, ore 19:16, Museo della Storia Naturale di New York. Vedere Aya vestita così fa stranissimo, fa davvero stranissimo, non ci sta per nulla st'abbigliamento, ma proprio zero. Cioè quello di Eve sta pure, ma lei proprio no, completamente. E qui finisce in questo modo, non sappiamo se Kyle sia vivo, se sia solo un sogno, se Kyle sia una specie di cyborg a sto punto, visto che gli mancava la gamba, gli mancava palesemente la gamba e qui gli è ricomparsa, se sia un fantasma o roba del genere. Un bel glitch in fondo allo schermo, ma c'è sta. Titoli di coda e signori, grazie mille per aver seguito questa seriozza, veramente grazie di cuore, ma visto che c'è sta sto glitch
grafico odiosissimo. Skippiamo il titolo di coda, che tanto non ce ne può fregare di meno. E questo è il punteggio finale che abbiamo ottenuto, che si va a sommare ai BP. E grazie a questi BP andremo a ottenere delle ricompense. Dovremmo completarlo più volte, più e più volte, per ottenere il tutto. Ma cosa ci ha sbloccato adesso? Ok, non ci interessa. Abbiamo ottenuto gli Spartan e Ofuda. Nient'altro, salvare sì. E adesso che abbiamo completato Parasite Eve 2, potremmo rigiocarlo nuovamente con la modalità Replay Mode e anche altre difficoltà per ottenere sempre più punti, sempre più ricompense, fino all'arma segreta, fino al Gunblade, che è davvero devastante, e magari me lo rigiocherò io per conto mio, perché voglio ottenere quell'arma, quindi magari ci sarà un prossimo episodio, uno special dove avrò ottenuto anche il Gunblade. Ovviamente arriverà tra un bel po' di tempo, ma restate sintonizzati. Beh, signori, che dire, io vi ringrazio per tutto il supporto che avete dato a questa serie e mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti, lasciate like al video ovviamente per supportare il canale e restate sintonizzati per tutte le prossime seriozze. Se volete, unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione. E detto ciò, noi signori ci rivediamo ad un prossimo video e ad una prossima seriozza. Alla prossima, ciao a tutti!